Lui si chiama Mario. O meglio, questo è il nome che usano per lui qui. Dicono che il suo vero nome sia impronunciabile. Ha contrattato persino questo venendo. Non gliel'avevano raccontato che alcune cose che sembravano impossibili, in questo paese si chiamano diritti e sono quasi scontati. Ma cos'è che ci voleva guadagnare Mario? Non ha scelto di lasciare i suoi amici, quelli con i quali giocava davanti casa, ai quali raccontava le ridicole tragedie di un bambino che nei suoi 12 anni viene messo in punizione. Non gliel'avevano detto che una volta qui si sarebbe chiesto: come lo racconto il senso di spaesamento che ho provato dal primo giorno che ho messo piede su questa terra? Non lo sapeva prima che avrebbe dovuto farlo. Non gliel'avevano raccontato prima che per guadagnare qualcosa devi inevitabilmente rinunciare a qualcos'altro, che i ricordi mano a mano si fanno sempre meno nitidi e che alla fine finisci per essere straniero sia qui che lì. Tutto ciò che ascoltava per Mario era solo un enorme brusio e nonostante cercasse di aprir bocca, non riusciva a ripeterlo. Quando era ancora in Marocco, spesso guardava il mare. Pensava che se si fosse messo in punta di piedi con tutte le sue forze, avrebbe potuto vedere cosa lo stesse aspettando. Che poi, prima di partire, non lo sai. Non sei veramente cosciente di quanto durerà. È giorno per giorno che ti rendi conto che in questa nuova vita ci devi entrare, ti devi integrare e per farlo tutto quello che hai lasciato deve un po' morire per lasciare lo spazio di rinascere. Anche da qui Mario guarda il mare e gli piace pensare che quest'acqua, la stessa acqua, si infrange anche sulle coste di casa sua. Un ponte trasparente e cristallino che rende le due terre una sola. Ora si chiama Mohamed per tutti ed ha scoperto che non è questo meno quello, ma è questo più quello. Che non ha soltanto rinunciato, ma ha anche aggiunto, che si è arricchito e così facendo ha portato ricchezza anche agli altri. Ora ha scoperto che anche qui ci sono gli alberi e che insieme formano un bosco e che Mohamed è diverso da te, tanto quanto tu sei diverso da lui. Non riesco a capire quale sia né da dove possa venire.